il signore di Genova d'Italia, ma anche il più avaro. Un giorno giunge in città un valente uomo di corte, Guglielmo Corsiere, che, avendo sentito parlare dell'avarizia di Armino, è curioso di conoscerlo. Il ricchissimo mercante accoglie il gentiluomo amichevolmente e, mostrandogli la sua villa, gli chiede di suggerirgli un soggetto da far dipingere sulla parete. Con una battuta ironica, Guglielmo gli consiglia di far dipingere la cortesia. Udite queste parole, messer Ermino. Si vergogna tal punto da modificare radicalmente il proprio stile di vita, diventando il più affabile e compiacente uomo di Genova.